3 giorni per Special Olympics ad Arezzo, è un corso di formazione che riguarda quali discipline? Atletica, basket, equitazione e pallavolo unificata. Abbiamo cercato di alzare, diciamo così, la cultura di base di molte persone che già erano intorno a Special Olympics, però ci sono poi arrivate persone nuove da varie parti del centro Italia. Le discipline sono una scusa, diciamo, di questa formazione, perché non rilascia un brevetto ufficiale di tecnico, è solo un animatore motorio, qualcuno che sta a mediare tra il tecnico, l'atleta e i partner, cioè gli altri atleti magari senza disabilità presenti in un contesto sportivo. Il mediatore è quella figura che può essere appunto un educatore, un familiare, ma anche ovviamente un laureato in scienze motorie, un tecnico sportivo che in qualche modo non dirige l'attività, ma accompagna il percorso dell'atleta durante l'allenamento, durante le manifestazioni. Tra l'altro hai detto laureati, hai detto anche familiari, quindi insomma quali sono le caratteristiche di chi vuole intraprendere insomma questa strada di essere appunto un animatore? Tutti possono essere animatori volendo? Sì, in un concetto di appunto società inclusiva. Questo è il primo passaggio che tutti devono e possono fare. Ci sono molti familiari, spesso durante le nostre manifestazioni, che stanno intorno alla piscina o nella panchina del calcetto a supportare il tecnico. Ci siamo un po' detti, perché non dare anche a loro degli strumenti culturali, di stimoli, semplicemente video, riflessioni pubbliche per crescere, anche semplicemente dall'utilizzo delle parole. Tutti possono accedere a questo, ovviamente abbiamo selezionato 65 persone, i curriculum vita ricevuti, ci sono arrivate più di 80 domande, quindi non l'avevamo mai organizzato nel Centro Italia, non sappiamo nel futuro se lo rifaremo, però questo segnale è stato importante, la città di Arezzo risposto, le vallate hanno risposto, la regione toscana e anche 4 regioni intorno alla Toscana.